Questa è stata la settimana del farming del Cala la Notte. Come ogni settimana che c'è l'albero delle probabilità, ci fondiamo a fare e rifare questo assalto per poter prendere il cannone portatile unico che si trova uccidendo il boss, e cioè l'MDA. Siccome ci sono alternative valide da usare nello slot primario come cannone portatile, volevo farvi un video per chiarire le idee a quelli che hanno ancora dei dubbi su quale primaria è meglio usare e perché. Naturalmente il tutto a prescindere dai gusti personali. Dunque, i tre cannoni portatili che andremo ad analizzare saranno appunto l'MDA, il colpo di mezzanotte ed il buon diavolo. Quest'ultimo è un drop random del crogiolo, quindi potrete trovarlo a fine partita, dando indietro i pegni a Lord Shax, insomma in tutti i modi possibili all'interno del crogiolo. È una delle armi più usate fino a questo momento e sicuramente ha i suoi ben motivi per esserlo. Il colpo di mezzanotte è invece un drop del raid, il Leviatano, quindi bisogna fare Calus per ottenerlo. Come drop dei vari step, è un cannone portatile veramente efficiente, che è sempre stato un po' all'ombra del buon diavolo, ma che ha un potenziale enorme. Infine l'MDA, come detto, l'unico modo per ottenerlo è con il drop unico del Cala la Notte, quindi tanta pazienza e fate il cala più volte che potete. Un modo quasi semplice, quasi, se volete, se siete soprattutto abbastanza alti di luce per farlo, è quello di scegliere la modalità autorevole e mettere i modificatori a vostro vantaggio, come le braci di qualche elemento e il modificatore delle pesanti, in modo da trovarne di più e fare più danni. Io mi sono trovato molto bene a farlo con le braci a vuoto e di fucili a pompa. Se avete quello del protocollo, tanto meglio. Un cannone a trazione in squadra ed il boss dovrebbe venire giù subito. Comunque, torniamo a noi e cominciamo a parlare del buon diavolo. Allora, è un'arma ottima da usare, è stato il re incontrastato per molto tempo, anche nelle precedenti patch dei cannoni portatili, per la sua efficienza contro i mob di ogni tipo. Ha un telaio adattivo, tre mirini, celere estrazione, mano ferma e colpo sicuro. Mano ferma è quello che preferisco io, ha due perk sul caricatore, uno esteso e l'altro flaggiato. Uno aumenta i colpi ma diminuisce la velocità di ricarica, l'altro invece lascia il caricatore invariato ma ne aumenta la velocità di ricarica. Decisamente la scelta da utilizzare. Infine i colpi esplosivi, che è il suo perk fondamentale, quello che fa sì che il buon diavolo sia così usato. I colpi esplosivi hanno un vantaggio, un enorme vantaggio in termini di gittata. Il colpo in sé naturalmente viene affetto dalla gittata, quindi più siamo lontani meno faremo danno, ma l'esplosione del colpo no. Se fate caso, nel gameplay il colpo esplosivo fa sempre 516 senza contare a che distanza sono e soprattutto senza contare se faccio un headshot o meno. Quindi efficacia al massimo, che premia anche se non si è super precisi e si fanno i body shot, perché al resto poi pensa l'esplosione. Il resto delle statistiche le vedremo alla fine quando faremo il paragone con gli altri due. Guardiamo ora l'MDA, l'arma unica che si ottiene dal cala, molto simile al buon diavolo perché spara con la stessa cadenza ed ha lo stesso impatto, quindi a parte poche statistiche che appunto vedremo dopo, si distinguono l'una dall'altra principalmente per i perk. L'MDA non ha la scelta del mirino ma bensì della canna, direzione controllata, rigatura poligonale e canna estesa. Io qui preferisco avere direzione controllata, poi una scelta sul secondo perk tra proiettili rifiniti, che aumenta la gittata, e caricatore a caduta, che spreca munizioni per ricaricare più in fretta. Un ottimo perk che preferisco alla gittata, perché comunque se sono a distanze maggiori preferisco usare un ricognizione piuttosto che appunto un cannone portatile. Cosa interessante, terzo perk doppio per quest'arma, che ha la scelta tra furia e tiro d'apertura. Furia ci dà un buff ai danni ogni qualvolta uccidiamo un nemico ed è cumulabile fino a 3 volte. Il bonus alla terza volta rasenta circa il 60% in più dei danni. Tiro d'apertura migliora gittata e precisione del colpo. Direi che anche qui la scelta è abbastanza obbligata. Quindi rispetto al buon diavolo, l'MDA ha furia al posto dei proiettili esplosivi e il caricatore a caduta per la velocità di ricarica in più. Furia, come detto, si attiva solo quando si uccide con uccisioni precise, quindi diciamo che per far sì che l'MDA sia migliore del buon diavolo dobbiamo per forza essere più precisi e fare attenzione a dove spariamo. Mentre col buon diavolo diciamo che si è perdonati, tra virgolette, se non si fanno headshot. Quel furia per 3, anzi già al per 2, vi permetterà di one shottare quasi tutti i mob rossi e quindi rendere la vita più semplice per la polizia e soprattutto per le munizioni. Quindi già così, a parer mio, l'MDA è un pezzettino sopra il buon diavolo, sempre se, come detto, preferite oppure riuscite ad uccidere con colpi precisi.
Passiamo al colpo di mezzanotte ora, il cannone portatile del Raid, che è attualmente la mia arma preferita. È leggermente diversa come archetipo rispetto alle altre due, perché spara 150 colpi per minuto, il che cambia di parecchio il feeling dell'arma e quindi necessita di un po' di pratica per abituarvi al nuovo pattern dei colpi. L'impatto è leggermente minore rispetto all'MDA e al buon diavolo, ma stiamo parlando di 4 punti, quindi è decisamente sorvolabile. Cosa che balza agli occhi è il caricatore in doppia cifra, si arriva a 12 al contrario dell'MDA che si ferma a 9, se si mette il secondo caricatore, e il buon diavolo che si ferma a 10. Perk, anche qui canna e non mirino, calibro ristretto, rigatura a spirale e canna estesa. Per gittata e stabilità io vado con il primo. Secondo perk, scelta tra Furia e Assassino Ambizioso, che sovraccarica il caricatore in base alle uccisioni precise fatte in precedenza. Direi che anche qui con Furia il paragone non c'è, quindi il perk col quale andare è sicuramente Furia. Il perk però che cambia le carte in regola è Fuorilegge. Le uccisioni precise diminuiscono notevolmente la velocità di ricarica. Un perk che va a braccetto con Furia, che vi esorta a fare uccisioni precise. Con Furia riuscite a concatenarla, anche se ricaricate tra un'uccisione e l'altra, per via della ricarica veloce. In PvE quest'arma non dà tempo ai nemici di respirare, col fatto che riuscite a one-shottarli e a ricaricare super veloce. Certo ha un po' di impatto in meno rispetto alle altre due, ma con Furia per due fate il one-shot lo stesso, così come lo fa con l'MDA, quindi non cambia praticamente nulla. Oltre ai perk, adesso andiamo a confrontare anche le statistiche complete delle armi. Come detto, il CPM è uguale per il buon diavolo e l'MDA, ma il colpo di mezzanotte ce l'ha a 150. Impatto uguale per MDA e buon diavolo a 84, invece 80 per il colpo di mezzanotte, che vi avevo detto che è indietro in questa statistica, ma con poco distacco. Gittata il vincitore qui è l'MDA, ma anche qui senza troppe pretese perché la differenza è poca, e poi se mi trovo a distanze maggiori, come ho detto già prima, userei sicuramente un'altra arma al posto del cannone portatile, come un fucile da ricognizione. Stabilità, qui vince il buon diavolo con un bel 66, MDA al 63 e il colpo a 57. Niente di trascendentale anche qui, ma la stabilità del buon diavolo non viene raggiunta dagli altri due. Velocità di ricarica, vince l'MDA, ma tenendo presente che ha il caricatore a caduta, altrimenti sarebbe stato identico al buon diavolo. A statistiche vince lui, ma l'efficienza che ci dà Fuorilegge del colpo di mezzanotte è inarrivabile per gli altri due. Mira assistita, un perk per quelli di voi che sono su console oppure usano il controller su PC, la capacità di rimanere ancorati al bersaglio. Abbiamo qui un bel 90 sul colpo di mezzanotte e 77 sull'MDA e 75 sul buon diavolo. Il colpo qui invece vince a mani basse. Ultimo la direzione del rinculo, 88 per l'MDA e buon diavolo e 80 per il colpo di mezzanotte. In conclusione, cosa possiamo dire? Allora, il buon diavolo e l'MDA sono due armi che si assomigliano molto. Non farete molta fatica ad abituarvi ad una se siete abituati ad usare l'altra. Mentre con il colpo di mezzanotte, tra il rinculo leggermente diverso e la cadenza diversa, dovreste metterci un po' di più di tempo per abituarvi. Buon diavolo rimane il top, secondo me, se cercate un'arma a tutto tondo, se magari ancora non avete messo le mani sull'MDA o sul colpo di mezzanotte, un'arma che tende a premiare più i body shot che gli headshot e che vi permette anche di colpire più nemici insieme grazie appunto ai colpi esplosivi. Un'ottima entry level secondo me. Con l'MDA avrete qualcosa che sta nel mezzo. Furia vi permetterà di avere un controllo della folla perfetto, che vi permetterà di pulire le zone dai mob washontandoli a destra e a sinistra. Il tutto condito con un bel caricatore flaggiato che vi permetterà di ricaricare più in fretta rispetto al buon diavolo. Certo necessita un po' di pratica, perché se siete abituati a non colpire in testa con il buon diavolo vi troverete male, perché in quel frangente il buon diavolo naturalmente è nettamente migliore. Colpo di mezzanotte, una spanna sopra a tutti e due secondo me, proprio per l'accoppiata Furia e Fuorilegge, e anche alla poca ma importante cadenza maggiore che nel range dei cannoni portatili vi permetterà di sparare più veloce e non temere il poco impatto minore che ha. Come ho già detto prima, però, secondo me necessita di un periodo piccolo, anche piccolo, di ambientazione, perché dovrete un attimo abituarvi al suo rinculo e al CPM per prendere la mano, per fare appunto i colpi precisi. Se non siete
tipi da colpi precisi, quest'arma non conviene più ed il buon diavolo ritorna in testa. Quindi se vogliamo fare una classifica dei poveri, chiamiamola così, metterei il buon diavolo al terzo posto, l'MDA al secondo ed il colpo di mezzanotte al primo, se siete naturalmente da colpi precisi, o perlomeno fate attenzione a dove e come sparate. Se invece non vi importa e preferite avere un'arma semplice che faccia comunque il suo lavoro, ribalterei la classifica mettendo il buon diavolo in testa ed il colpo di mezzanotte al terzo posto, sempre in mezzo l'MDA, che secondo me si piazza tra le due in tutti i casi, rendendola forse non così appetibile come sembra quando farmate il Kala. Con questo non dico che sia completamente inutile, ma è comunque un'arma sostituibile o addirittura peggiore rispetto alle altre che abbiamo visto adesso confrontandole. Rimane, attenzione, comunque un'ottima arma, quindi se volete continuate a farmarla perché naturalmente merita. Vi ripeto che tutto quello che vi ho detto finora sono solo mie considerazioni personali, appunto, a parte naturalmente le statistiche che abbiamo letto, e aspetto i vostri commenti sotto al video per sapere cosa ne pensate voi al riguardo di questi tre cannoni portatili. Io ne approfitto per chiedervi anche se il video vi è piaciuto oppure vi è sembrato interessante. Fatemelo sapere nei commenti sempre qui sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.